Margherita è nata e cresciuta in una famiglia di sportivi. Lei stessa si è misurata con lo sport, oltre che con lo studio. Valori veri, autentici, che non ti mettono al riparo dagli incidenti della vita, ma forse ti aiutano a non perdere mai prima di giocare. Margherita Tramanzoli, 34 anni, sposata con Maurizio, è la donna dell'anno 2022. Da un mese mamma di Matteo, Margherita è anche mamma di un piccolo grande eroe come Federico, 4 anni, che dopo mesi di cure e di vita in ospedale è riuscito a superare una grave malattia. Dopo 2 operazioni, diversi cicli di chemio, è ritornato a camminare, correre, giocare. Ringrazio il mio bimbo perché il premio l'hanno dato a me, però in primis va a lui, perché con la sua forza, ma allo stesso tempo la sua sensibilità e la sua dolcezza, è riuscito a dare la forza a tutti quanti di sconfiggere e di affrontare questa battaglia. Ringrazio mio marito, ringrazio le nostre famiglie, senza le quali non saremmo riusciti a combattere, ma ringrazio anche i nostri amici, i conoscenti, che con un semplice messaggio, una chiamata, ci hanno fatto sentire la loro vicinanza, ci hanno fatto sentire che non eravamo soli e ci hanno aiutato molto, dandoci molta forza. Ringrazio anche il mio piccolino Matteo, il mio secondogenito, nato un mesetto fa, nato proprio il giorno in cui suo fratellone ha finito le terapie, come a voler dimostrare di saper aspettare che il fratellone guarisse per poter essere accolto da tutta la famiglia nel migliore dei modi. Il riconoscimento del Comune di Albosaggio e di Fondazione Albosaggio viene consegnato a donne che sono distinte in ambito familiare, sociale o per la comunità, o vicine agli altri, sempre presenti con coraggio. Margherita, il marito, la loro bella famiglia, sono stati tutto questo. Per me è stato un grande onore che la Fondazione Albosaggio e il Comune di Albosaggio abbiano pensato a me per questo premio, dimostrando una grande sensibilità nei confronti miei e della mia famiglia in seguito alla malattia che abbiamo dovuto sconfiggere del mio bimbo di 4 anni. Toccante la cerimonia in municipio, dove in modo anche leggero si è affrontato un tema così delicato come la malattia di un bimbo. L'amministrazione comunale di Albosaggio con Fondazione scelgono sempre di premiare una donna che sia particolarmente distinta per le sue doti, le sue capacità. In questo caso, oltre a doti e capacità, si è voluto premiare il coraggio. Coraggio di una donna e di una mamma che ha lottato per il suo bambino, perché tornasse a vivere felice e spensierato, e gli ha anche donato immediatamente un fratellino. Invidiamo a Graziano Murada, sindaco di Albosaggio, e al suo vice sindaco, Doriana Paganoni, il saper sempre trovare le parole giuste per toccare il cuore della gente. Queste sono le cose che ci mettono in pace con la vita e ci fanno sentire felici. Quindi questo piccolo guerriero che ha combattuto con a fianco una mamma, una grande mamma, che ha combattuto insieme a lui e per la sua famiglia. E quindi mi sembrava la persona giusta da premiare quest'anno.